scambio a giudizio l'attuale consigliere Filippo Russo. Chiuso il parco Trombetta in stato di abbandono, nuovamente preso di mira dai vandali. Approvazione della giunta per i progetti di intervento nelle strutture delle due scuole Giovanni Verga e Roberto Rimini. Ritornano gli Original Sicilian Style con due nuovi video sulla nostra emittente. Benvenuti in una nuova edizione del nostro telegiornale ed iniziamo parlando della vicenda di voto scambio che ha coinvolto l'attuale consigliere Filippo Russo. La scorsa settimana ci sono state delle importanti novità con il Movimento 5 Stelle che ha chiesto al sindaco e al vice sindaco di rivedere le loro posizioni e la giunta comunale che ha deciso di costituirsi parte civile del processo. Per noi Valerio Saitta. Dovrà presentarsi in aula il prossimo 28 ottobre Filippo Russo, consigliere di maggioranza del comune di Cicastello, che di fronte al sostituto procuratore Giovanella Scaminaci sarà chiamato a rispondere del reato di voto di scambio di cui è stato accusato. Una questione non proprio nuova, dato che nel comune castellese se ne parla ormai da più di un anno, ma che è tornata in questi giorni alla ribalta a seguito di un comunicato del Movimento 5 Stelle di giorno 4 ottobre in cui si informa di tale rinvio a giudizio. Ma andiamo con ordine. Il 19 maggio 2014, agli sgoccioli della campagna elettorale, viene inserito sul canale YouTube un video effettuato con una telecamera nascosta e con immagini e audio opportunamente modificati in cui si percepisce una richiesta di voto di scambio proprio alla vigilia delle elezioni amministrative. A tale video segue presto un esposto in procura dell'attivista del Movimento 5 Stelle Alberto Cambera, in cui viene denunciato per tale reato il presunto protagonista del video, l'avvocato Filippo Russo, candidato per quelle elezioni con l'NCD. Successivamente il consigliere Antonio Bonaccorso invia una interrogazione al sindaco Filippo Drago, eletto grazie anche ai voti di Russo, al presidente del consiglio comunale e al vice sindaco Ezio Carbone, quest'ultima anche in qualità di referente della lista NCD. Nella nota, il movimento castellese chiede quali siano le intenzioni del sindaco per difendere l'onorabilità dell'ente, se lo stesso sindaco e il suo vice vorranno dimettersi dalla carica a loro assegnata, se la giunta vorrà decidere di costituirsi, in nome del comune di Cicastello, parte civile nel processo e se il presidente del consiglio vorrà mettere in discussione la vicenda in modo da permettere ai consiglieri comunali di prendere le distanze da questi comportamenti immorali e probabilmente illegali. A tali domande Drago al momento dichiara di aver passato il contenuto all'avvocatura perché valuti la vicenda per l'eventuale costituzione di parte civile della giunta. Il consigliere Russo preferisce invece non commentare, affermando che sarà chiarito tutto al sostituto procuratore. Non si fanno attendere nemmeno i commenti da parte dei consiglieri del PD Marino e Conti e del CSA Cambiamento Guarnera, che chiedono a Russo di autodimettersi. Antonio Bonaccorso, il Movimento 5 Stelle, commenta invece così: una vicenda che evidenzia le qualità morali di alcuni seguaci della coalizione vincente. A questo punto non ci resta che attendere il giudizio della procura nella speranza che venga fatta luce sui fatti. Credo sia necessario, continua Bonaccorso, che l'amministrazione e il consiglio tutto prendano le distanze da questi comportamenti. Chiuso il parco Trombetta, adiacente il posteggio Cesare Battisti, il sito è stato preso nuovamente di mira dai vandali e si trova in uno stato di abbandono. Ma non è il solo, ce ne parla Lucia Seminara. Era l'11 gennaio 2010 e il sindaco Filippo Drago, insieme a buona parte dell'allora amministrazione, dava il via ai lavori per la realizzazione di un'area verde attigua al posteggio in via Cesare Battisti, affacciandosi sul lungomare Giacinta Pezzana. Si andava a recuperare un'area abbandonata, ricettacolo di rifiuti come era stata definita, per farla diventare invece un'area per i cittadini e i turisti, dotata di panchine, area giochi per i bambini, area recintata per i cani e altro. A progettare il tutto fu l'architetto iracheno Adi, apportandovi delle modifiche, mentre il costo dell'opera ammontava a circa 335.000 euro, la cui somma era già stata impegnata dall'amministrazione Raimondo. La consegna dei lavori era prevista per maggio di quell'anno, ma per vari motivi slittò a dicembre. Infatti il 22 dicembre venne inaugurato il parco comunale Mauro Trombetta, che guidò il paese dal 66 al 77 come primo cittadino. A parteciparvi quel giorno ci fu anche l'ex sindaco di Licodia Ubea. Un piccolo gioiello il parco se lo si fosse saputo ben custodire e tutelare, lasciandolo spesso in mano ai vandali che diverse volte lo hanno deturpato. Dopo quasi 5 anni dalla sua inaugurazione, ecco come si presenta oggi a chi vi passa davanti. Ingresso principale chiuso, impossibilità di entrare dalle scale del posteggio dove sono stati posti dei nastri. Al suo interno i muri si presentano imbrattati da scritte, così come al suo esterno. Lo stato di abbandono lo
pericolo si evidenzia dall'erba incolta e non tagliata da mesi e parte del castello costruito per i bambini è stato vandalizzato. A favorire questa situazione può essere anche la posizione in cui si trova il sito, un po' decentrato rispetto al centro, che facilita gli ignoti a trascorrere qualche attimo del loro tempo ad agire indisturbati. Non gode di buon stato nemmeno quella che era stata inaugurata come la bambinopoli del territorio. Scomparsi i giochi, rimane qualche panchina scolorita in mezzo alla folta erba che necessita di essere tagliata. Per di più in questo spazio è presente un cartello che vieta l'ingresso ai cani, ma rimane solo un avvertimento perché in realtà questa da ex bambinopoli sembra essere diventata la nuova area per i cani. Di interventi al momento non sembrano esserci, bisogna puntare su altro, ma la situazione di questi due luoghi non è nuova e forse è il caso che si inizi a pensare a cosa farne con un progetto che possa riqualificare, anche senza costi eccessivi, questa parte del nostro territorio. Sono stati approvati dalla Giunta due progetti di intervento nelle strutture delle scuole Giovanni Verga in via Francesco Crispi e Roberto Rimini a Ficarazzi. Questo è quanto stato comunicato dall'assessore Salvo Danubio. Nel caso specifico della scuola di Ficarazzi dovranno essere costruite due nuove aule per dare spazio alla scuola elementare di via Tripoli. Saranno così creati due piani distinti per le classi della media e dell'elementare legate alla Roberto Rimini 10 Trezza. Il Consiglio ora dovrà esaminare il progetto per essere poi inserito nel piano di intervento triennale 2015-2018 di opere pubbliche in fase di approvazione. Invece per il progetto della Verga è finalizzato in particolare al ripristino della palestra e dei locali limitrofi già interdetti e non utilizzabili. E fanno parlare ancora di sé gli Original Sicilian Style, che hanno realizzato due nuovi video in uscita sulla nostra emittente. Dalla nuova collaborazione con Stufa ai classici del loro repertorio, sentiamo cosa ci hanno detto nell'intervista di Marianna Puglisi. Le loro isole sono due, la Sicilia e la Giamaica. Il loro simbolo è la pala dei fichi d'India, frutto della nostra terra, 100% made in Sicily, come il loro stile siciliano, ma anche giamaicano. Sto parlando degli Original Sicilian Style. Già in onda sulla nostra emittente, hanno dato un saggio della loro bravura con il singolo Mitre e Pallottole, il cui video girato a Librino è vincitore del premio Musica contro le Mafie 2013, ma la band ha pure ottenuto il premio Circolo Arci e il premio Mag Promotion Met in TV. Nel 2012 debuttano con l'EP Original Sicilian Style e nel 2013 pubblicano Island Vibration e in moto sui palchi di tutta l'isola portano il sole e la gioia nel cuore e nelle orecchie. Adesso sono in nuova uscita i video Big Up e Quartiere featuring Stufa, nuovo volto del panorama musicale, con il relativo filmato girato nella zona del quartiere popolare della Civita, coinvolgendo a ritmo di musica i bambini che devono essere strappati alle mafie e alla dispersione scolastica perché loro sono il nostro futuro. Ma bando alle ciance, ascoltiamoli nell'intervista che hanno rilasciato per noi sul terrazzo della sede. Dopo parecchi anni ormai che siamo sulla scena, abbiamo pensato in collaborazione con Daniele di fare una promozione, dunque una collaborazione con questo pezzo che si chiama Quartiere. Dunque abbiamo provato a lanciarlo, lui poi farà le sue produzioni personalmente, dunque siamo contenti di aver fatto questa collaboration, come si suol dire. Devo ringraziare tantissimo gli Original Sicilian Style che mi hanno spinto tantissimo. Abbiamo lanciato. Mi hanno lanciato letteralmente in questo campo musicale. Questo primo video è andato abbastanza bene. Parliamo dei problemi comuni delle persone che ci sono nei quartieri, anche noi siamo dei ragazzi che siamo cresciuti nei quartieri, perciò sappiamo benissimo i problemi delle persone. Infatti ci sono anche molti ragazzini che hanno partecipato al video, sempre del quartiere. Il quartiere della Civita. Il quartiere della Civita, che ringraziamo tantissimo e salutiamo sempre. Credo che questo pezzo che abbiamo prodotto insieme a lui è stato determinante, perché
toccare sempre periodicamente, perché già l'abbiamo fatto in passato, se ricordate, abbiamo toccato prima di Brino, poi siamo andati a finire a Montepò e ora siamo andati alla Civita, dove abbiamo scoperto, senza saperlo, forse neanche lui che diciamo frequenta quella zona, c'è un angolo di quartiere che è un parcheggio, ma non è un parcheggio, tra virgolette, perché è una ZTL, dunque è stato scoperto dopo tanti soldi anche spesi, perché è stato ristrutturato e poi la pavimentazione, eccetera. E la gente, giustamente, non avendo parcheggi a Catania, sfruttava questo angolo per poter lasciare la macchina tutta la giornata. Infatti si raccontano storie incredibili riguardo al fatto che quando abbiamo fatto le riprese siamo rimasti fino alle 8 di sera con i vigili che ci hanno supportato. Dunque non abbiamo fatto spostare nessuna macchina, chi è stato con noi se lo ricorda. Dunque abbiamo aspettato che le persone sono state avvisate, eccetera eccetera, insomma poi siamo riusciti e la risposta dei ragazzi, bambini anche, poi escono nel video, hanno riscoperto anche loro un angolo per giocare libero dalle macchine, e dunque speriamo che questo sia stato anche uno spunto importante per poter dare un segnale e dire aspetta un momento, chiudere la strada, esatto, effettivamente dovrebbe assolutamente essere. Dunque i ragazzi potrebbero giocare con la bicicletta, giocare a calcio, insomma avere, stare in strada, infatti, dunque un fattore sociale in questo senso, dunque dare una spinta nel nostro piccolo, che vuoi fare, dunque penso che poi ci saranno sempre altre cose che poi più avanti toccheremo, chissà che cosa, non lo so, riguardo a quello che diciamo come sociale, come dicevi tu prima. E prima di concludere, ecco alcuni avvisi. Ricordiamo che domenica 25 ottobre si parlerà di famiglia al Palasport Tupparello di Acireale, a partire dalle ore 9 nel primo meeting regionale Uniti per la Famiglia, dove interverranno personalità di assoluto valore nazionale. Quella della famiglia, un tema che in particolare Papa Francesco affronta quasi quotidianamente. La famiglia, le sue sfaccettature e gli inevitabili cambiamenti comportati dalla società 2.0. Ed ancora, il Santo Padre Francesco, fino alla nomina del nuovo Vescovo di Messina, in data 24 settembre 2015, ha nominato Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale, amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. E giovedì 22 ottobre Radio Zamula, radio dell'Università di Catania, festeggia i suoi primi 10 anni in quella che è stata la sua prima casa, l'ex monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Suoneranno dal vivo i Niga Radio, Figli dell'Officina, Basse Frequenze, i Dance Malora e con la partecipazione di Mario Venuti. E questo è tutto, vi ricordo che per poter rivedere questa edizione basta andare nella sezione Archivio TG del nostro sito www.tvacicastello.it. Grazie per l'attenzione.